Uomini e donne, puntata di oggi 15 aprile. Mi hai usata e Gemma Galgani furiosa. Oggi 15 aprile 2019 va in onda il primo appuntamento settimanale del Trono Overdue D. Dopo la pausa dovuta al weekend, oggi pomeriggio alle 14:45, dopo una vita, su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, il seguitissimo dating show ideato e condotto da Maria De Filippi. Secondo gli spoiler diffusi in rete da Il Vicolo delle News, i telespettatori assisteranno al primo appuntamento settimanale del Trono Over. Cosa accadrà in studio? Nel prosieguo dell'articolo troverete tutte le anticipazioni. Spoiler Uomini e Donne, Gemma Galgani su tutte le furie. Secondo le anticipazioni sulla puntata odierna del Trono Over di Uomini e Donne, rivelano che si inizierà come al solito con Gemma Galgani e il video riguardante la settimana scorsa. Successivamente in pubblicata i telespettatori assisteranno ad un acceso scontro tra la dama torinese e Fabrizio Cilli, lo spasimante di 42 anni. Il cavaliere ha pubblicato su un gruppo Facebook, il blog di Uomini e Donne, degli scatti che lo ritraggono assieme alla direttrice di sala del Teatro Colosseo di Torino. Questo gesto del cavaliere ha fatto infuriare Gemma, la quale ha dichiarato: mi dà fastidio che abbia messo delle foto con me e mi sento usata e sfruttata e non lo voglio più conoscere. Uomini e Donne, Trono Over. Tina Cipollari litiga con Gemma Galgani. Gli spoiler del parterre senior di Uomini e Donne, svelano anche che Fabrizio dice di essere stato contattato dalla proprietaria di questo gruppo e gli ha riferito che lavorava nella redazione di Uomini e Donne. A quel punto Maria De Filippi ha deciso di approfondire con gli autori questa vicenda scoprendo che si tratta di una signora che segue il dating show Mediaset e che nel suo gruppo invita tutti i protagonisti del Trono Over. Intanto Gemma Galgani continuerà a non credere alla buona fede del 42enne per gli scatti che ha postato sostenendo di essere stata solamente usata per ottenere maggiore visibilità. Quindi interverrà l'opinionista Tina Cipollari che difenderà Fabrizio Cilli. Ma che ha fatto di male? Perché lo volete mettere sotto processo? Gemma, se non ti piace mandalo via e non stare lì ad additarlo e.